stelle. Allora, due battute conclusive ancora con Alessandra Grosso, consigliere dell'Ordine dei Ingegneri di Venezia, e con Fabio Dattilo, che è il direttore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che va a tutta una storia anche nella zona di Venezia e conosce molto bene le tematiche di Corpo Nazionale. Io vi volevo appunto chiedere come si è evoluta la situazione di rischio nella zona del Porto Marghera. Dico solo che recentemente ho visto un film di Pellarizia di Giulio Roato, che all'interno del quale si trova una segnalazione, o perlomeno lo ricordo adesso, di un grave rischio che abbiamo corso una decina di anni fa col Foschetto. Non so se c'è ricordo di questo, e comunque parliamo del rischio di Porto Marghera. Beh, Porto Marghera è sempre stata per noi Vigili del Fuoco un punto di grande attenzione, proprio perché le sostanze chimiche in essa contenute e lavorate potevano generare rischi di incidente rilevanti. Grazie al cielo una buona pianificazione, una corretta politica industriale, un sistema di gestione della sicurezza assolutamente di rilievo hanno permesso di che ciò non si verificasse. Le sostanze chimiche presenti erano più disparate. C'era durante la guerra Iran-Iraq, qualcuno non si ricorderà, ma erano presidiati i grandi serbatoi di ammoniaca, ma la stessa cosa per i serbatoi di Forgene. Oggi molte di quelle sostanze non ci sono più, tuttavia, proprio perché gli impianti oramai sono vecchi e qualcuno ancora in funzione e magari riconvertito, c'è il problema del decommissioning. Ciò che è vecchio e che deve essere pian pianino sostituito ha un problema di vetustà e quindi di sicuro nella tarda età gli impianti possono presentare maggiori rischi. Tuttavia il Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco, integrato con Regione, con Provincia, con ASL, con ARPA, segue attentamente. Devo dire che anche l'ARPA Veneto ha fatto un grande lavoro e continua a fare le ispezioni nell'intero sito. Alessandra, invece volevo sentire quali erano gli argomenti di punta che sono stati trattati, anzi qual era l'argomento di punta, perché il tempo era poco, all'interno del gruppo di lavoro della Federazione degli Ingegneri. Bene. Tu che hai partecipato alle attività. Vabbè, il titolo è Rigenerazione Porto Marghera, e cogliendo l'occasione della presenza dell'ingegner Dattilo, credo che un elemento sul quale si voleva ovviamente tendere con questo tavolo era la riconversione con l'ottica green, proprio perché oltre a dover intervenire nelle dismissioni per poter rigenerare, ma il nuovo deve avere una tendenza che va in questa direzione, e sembra che appunto gli interlocutori e chi era presente oggi ai tavoli abbia questa volontà di pensare a qualche cosa di nuovo, ma con questo rilievo green. E credo che sia stata fatta ovviamente anche una proposta esplicita anche da parte dell'ingegnere nell'ultimo tavolo, e ben accolto ovviamente anche da noi ingegneri, che avremo ovviamente la volontà di proseguire con questo lavoro nell'ottica di trovare una soluzione di sviluppo. Ma niente, non si uniscono.